Buongiorno e ben ritrovati cari amici social follower. Come vedete dall'immagine di video in copertina, oggi parliamo di motori, Formula 1 e MotoGP, il bilancio di metà stagione. La Formula 1 è giunta alla pausa estiva. Possiamo dire che purtroppo per noi amanti della Ferrari non c'è molta continuità, anzi ci sono risultati altalenanti. La McLaren invece prova a sgomitare, infatti se vediamo nella classifica, Verstappen della Red Bull è primo con 277 punti, Norris è secondo della McLaren con 199, Leclerc Ferrari è terzo 177, quarto Piastri McLaren 167. Quinto Sainz, Ferrari 162, Hamilton e sesto Mercedes 150. Per quanto riguarda i costruttori, la Red Bull è sempre lì prima, quota 408 punti. La McLaren purtroppo ha superato la Ferrari ed è seconda con 366 punti, terza appunto la Ross con 345, quarta la Mercedes con 266 e poi diciamo un abisso alla Aston Martin quinta con 73. La MotoGP, che è il nostro grande Franco Becco Bagnaia, è tornato primo nella leadership. Bagnaia della Ducati Lenovo Team con 222 punti, Jorge Martin secondo della prima Pramac con 212 punti, Marc Marquez della Gresini Racing MotoGP a 166. Bastianini, quarto della Ducati Lenovo Team 155, Maverick Viñales, quinto dell'Aprilia Racing con 125. Mentre la Formula 1 ora si prenderà 2-3 settimane di pausa, la MotoGP, Moto2, Moto3 sono pronte a tornare in pista questo fine settimana a Silverstone in Inghilterra e noi ovviamente siamo pronti a riprendere a tifare Ducati, quindi per Bagnaia, in attesa di vedere l'anno prossimo insieme Marc Marquez e Bagnaia. Volevo chiudere tornando un attimo alle Olimpiadi. Grande ieri la medaglia d'oro della spada nella scherma. Grandi ragazzi, noi ci vediamo ai prossimi appuntamenti e ciao!